Ragazzi, prima dell'inizio del video di oggi devo farvi un annuncio molto molto importante. Ieri sera stavo chiacchierando nel mio gruppo Telegram, che vi lascio qua sotto in descrizione, e ho fatto un casino. Ho fatto un casino perché comunque stavamo parlando, stavamo chiacchierando, e ho notato che comunque siamo diventati più o meno una famigliola felice, ok? E ci scambiamo opinioni, ci raccontiamo cose, ognuno quando ha un problema dice qualcosa. Ragazzi, ho detto questa cosa, ho detto che siamo diventati quasi una famigliola felice, ho scatenato il finimondo. Il finimondo, ragazzi, veramente è successo di tutto ed è stato ultra divertente. Ma c'è solo un modo per sapere cosa sia successo effettivamente. Sapete qual è? Qua sotto in descrizione. Vi lascio il link del gruppo Telegram i pixelini. Venite a farci una visita. Ma adesso, torniamo a noi. Ecco a voi il video di oggi! Buon salve, miei cari pixelini, e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Ragazzi, si sta tutto complicando sempre di più, si sta complicando sempre di più, ma oggi, ragazzi, dobbiamo duellare con la creatura. Io veramente non so come potremo fare. Perché non lo so, la vedo un pochettino difficile come cosa. Nel capitolo, cioè negli episodi precedenti, faccio un veloce riassunto mentre sta arrivando la situazione. Abbiamo recuperato il quadro, abbiamo preso lezioni per diventare più bravi con i draghi. A quanto pare ci sono i draghi. La replica ha detto: eh sì, ci sono i draghi, quindi fai cosa con i draghi. E quindi ci stiamo allenati con Charlie, Bill, i professori Hagrid per affrontare i draghi. Che però io non capisco cosa possa servire. Secondo me è stato tutto completamente inutile. Tra l'altro, io mi sono sempre chiesto: nell'anno 6 dei centauri. Qua molto presto, qua l'anno 7 al lago della foresta, che noia. E quindi, ragazzi, insomma, abbiamo affrontato questa cosa dei draghi. Poi abbiamo affrontato Merdula. Cioè, abbiamo allenato Merdula. Questo capitolo, secondo me, che non leggo qua, ma non mi ricordo, c'era un modo per leggere il titolo del capitolo, non mi ricordo assolutamente come si facesse, però in questo capitolo in pratica ci dice che dovremmo diventare dei amici con Merdula, tipo Merdula ci ama. Ma ragazzi, nell'ultimo video vi ho chiesto qual è la creatura che dovremmo affrontare. Secondo voi, qual è la creatura? Lo andiamo a scoprire subito. Quello è un centauro, ma io non credo che dovremmo affrontare un centauro, perché noi dovremmo affrontare questa creatura per allenarci. Ma povero centaurino, non credo che sia lui, vero? Ragazzi, non è lui, vero? Non è lui, dai, non è lui. Nessuno, tra l'altro, mi ha risposto che creatura pensava che fosse. Sono un po' triste. Rocky Balboa, quanto tempo? Salve, Torvus. Ciao, Torvus! Intanto, ciao, Torvus, lo dice a tua sorella. Cioè, un po' più di... Che cavolo, ci ammazza sto qua, eh. Quindi, salve, Torvus. Grazie di essere venuto. È tornato al campo dei centauri? Sì. La mandria mi ha riaccolto dopo aver restituito loro la piuma di freccia aggiustata e completato alcune richieste. Perché ragazzi, per chi non se lo ricorda, Torvus era stato bandito dalla mandria. Perché? Perché nostro fratello gli aveva rubato una punta di freccia che poi tra l'altro si era spezzata. Quindi ora la chiamano aggiustata. Non mi ricordo esattamente perché l'avesse fatto, se qualcuno se lo ricorda, visto che ho la memoria di un pesce rosso, me lo dica qua sotto, altrimenti andiamo avanti. E tu sei riuscito a spezzare la maledizione del sonnambulismo una volta tornato a Hogwarts? Sì, però abbiamo fatto un altro po' di casini. Ma ora stiamo affrontando un'altra maledizione. Ci sono degli studenti intrappolati nei ritratti del castello, perché qua non riusciamo mai a essere tranquilli. Proprio zero, proprio mai. Ma è terribile. E così state cercando un'altra sala maledetta nella foresta proibita? No. Veramente non sta così. A dire il vero, non sappiamo ancora dove si trovi. Sappiamo mai un cazzo. Io ripeto, la sala maledetta è dentro il quadro. Il quadro è la stessa sala maledetta.
L'ha detta la Rick Pick l'anno scorso, me lo ricordo. A meno che gli sviluppatori non si siano rimangiati tutte le parole. È per questo che ci hai portato qui i tuoi amici? Ragazzi, io non lo so, però sono molto. Vorrei molto premere quel pulsante. Allora, ragazzi, pensiamo, alla fine la storia non cambia mai. Perché non cambia mai? Sì, ho bisogno del loro aiuto, è vero, d'accordo, ok. Non sono miei amici, no. Però Diego è mio amico, Merdula no. E beh, effettivamente, scusate, effettivamente è vero. Io non posso aumentare l'amicizia con Merdula. Diego è mio amico, purtroppo. Per quanto riguarda Merdula, invece, non credo che Merdula Snide e io saremo mai veri amici. È tutta colpa sua, non mia, eh. È una delle poche cose su cui sono d'accordo con te. Un piacere di conoscerti, Torvus. Ah, quindi era davvero la risposta esatta? Non l'avevo intuito, ok. A proposito, Diego è l'istruttore di duello di Merdula. Ha dato lezioni anche Vigo Kaplan, il migliore duellante di Hogwarts. È un piacere fare la sua conoscenza, Torvus. Stringa la zampa. Scusate, la mano. Diego si è appena condannato a morte. Sei sempre così baldanzoso? Sì, è così con tutti. Vero? Sono solo un mago amichevole e non avevo mai incontrato un centauro. Bene, come posso aiutarvi a prepararvi a entrare nella prossima saga maledetta, Rocky? Merdula e io potremmo dover affrontare un drago nella sala maledetta. Non è vero, io non ci credo a queste cose. Secondo me è solo terrorismo psicologico. Un drago? Cosa aspettavate a dirmelo? E abbiamo già duellato contro un troll, Rocky. Trovi sempre un modo per superarti. Bravo. Duellare contro un drago è una cosa seria. E molto pericolosa. E lo sappiamo, e credo che affrontare qualcuno forte quanto te sia il modo migliore per prepararci a questa sfida. Ah, quindi la creatura era veramente lui. No, dai, peso. L'ho provato io stesso, ora tocca a Merdula. Cosa? Ma io non ho mai detto di voler duellare contro un centauro. Quindi io ora dovrò impersonare Merdula? Voglio affrontarlo io, un centauro. Dai, dai, dai. Merdula, eravamo d'accordo che ti avrei addestrata per prepararti alla sala maledetta. Duellare contro una creatura forte quanto Torvus fa parte dell'addestramento. Se lo credi davvero, allora mostrami come si fa. Ah, ecco. Cioè, quindi io devo prima indebolire Torvus e poi dopo lei combatterà con lui? Pff, è proprio da Merdula. E va bene, se proprio insisti. Ma Torvus non ha detto niente, non ha detto sì, va bene, no, non va bene. Vabbè, noi duelleremo. Costa zero, grazie alla versione moddata, la trovate su ilpixelmatto.it. Io subitissimo sono aggressivo e non dovevo essere aggressivo, porca di quella paletta. Va bene, lui tira fuori una specie di boccetta da non so cosa e fa cose inutili. Io sono di nuovo aggressivo, quindi lui ha fatto due gialli, è giallo giallo, ragazzi. E lui riprende una boccetta e si profuma. Non capisco. L'animazione è fatta a cani, ragazzi. Di nuovo, quindi lui fa giallo giallo giallo. Ora, per la legge dei grandi numeri, non potrà fare una quarta volta giallo, porca di quella paletta. Quindi io faccio di nuovo rosso, sperando che non faccia rosso. Ah, tac. Ok, ragazzi, io depulso. Lo sapete benissimo, ogni volta dico, dai, potresti fare qualcosa di diverso? No, io depulso. Io depulso, depulsiamo, che è la cosa migliore da fare, e fa tipo pochissimo. Dovrò fare un po' di più. Ci riprovo di nuovo. Ah, Cristoforo Colombo. Ora lui si guarirà, quindi glu glu glu. E voglio sperare, ragazzi, voglio sperare che a questo punto però siamo tornati nel loop di prima, quindi io faccio subdolo. Non eravamo nel loop di prima e ora ci dà una zoccolata in faccia. Non ci ha neanche toccato, com'è possibile? Però dai, ora è tornato il loop di prima. Ok,
No, non è tornato il... Quindi è giallo, giallo, blu, giallo, rosso, rosso. E ora si spera che sia ricominciato con giallo, giallo. Perché sono, alla fine sono morto. Se il prossimo non è giallo, io sono fregato. Sono fregato e mi demonetizzano la vita. Io spero che il prossimo sia giallo. Perché se ora è ricominciato il loop... Oh, per fortuna è ricominciato il loop. Se no, altrimenti, ragazzi, eravamo fregati. Vabbè, no, lo avremmo rifatto. E a quel punto, se si fosse resettato il tutto, ce l'avremmo fatta. Però non ne sono sicuro che si sarebbe resettato, quindi un po' un casino. Eccoci qua. Ragazzi, abbiamo vinto ricompense. La desolazione. La desolazione. Ben fatto, Rocky. Tutto merito delle lezioni di duello che ti ho dato, senza dubbio. Torvus è un ottimo avversario. Vero, ma dal nostro ultimo scontro sei diventato molto più forte. Vabbè, a forza di distruggere maledizioni, grazie. Sciocchezze, sono io la più forte e ve lo dimostrerò subito. Guardate, guardate come ora schiata subito. Expelliarmus. Fatto un cazzo, freccia morta. Ah, c'è stata una freccia, Merdula è morta. No, aspetta, una freccia senza la freccia. Expelliarmus. Freccia, no, tipo zoccolata. Oh, caduta. Sono caduta. Ahia, mi sono fatto male. Indietro, voglio riprovarci. Merdula, hai perso, quindi ciao. Cioè, ovviamente. È colpa mia. Dovrei essere io a allenarti, Merdula. Se posso darvi un consiglio. Ma certo. Tu e Merdula sareste più forti insieme, anziché ognuno per conto suo. Grazie mille. Ma non potevo beccarmi Bill come al solito. Perché Merdula? Perché Merdula? L'ho imparato a mie spese, essendo stato esiliato dalla mia mandria. E ora che mi hanno riaccolto fra loro, apprezzo molto di più Fiorenzo e gli altri centauri. Il senso di nominare Fiorenzo qual è stato? Per far fa felici i fan? Non credo di capire, Torvus. Non credi di capire perché non vogliamo collaborare con Merdura, ma è normale che due persone insieme combattano meglio che una da sola. Sta dicendo che tu e Merdula dovreste affrontare insieme, ovviamente. Un altro duello? Ragazzi, no, non un altro duello, dai. Sei un umano interessante, Diego Kaplan. Ma hai ragione. Tu ti stancheresti meno, Rocky, e Merdula sarebbe meno frustata se vi alleaste contro di me. E ci vorrà una squadra formidabile per rompere quest'ultima maledizione. Non sono sicura di essere pronta a un simile gioco di squadra con Balboa. Allora ti piacerà la mia prossima idea per affinare le prossime abilità. Mi puzza sta cosa. È ora di tornare a Hogwarts e al campo di allenamento. Ragazzi, io ho paura, ho veramente tanta tanta paura perché secondo me succede cose strane, ma per fortuna dobbiamo parlare con Bill nella prossima puntata che accadrà esattamente domani alla stessa ora perché qua è un po' un casino, io non posso fare le missioni secondarie perché questa zotticona non raggiunge il livello massimo, ci vuole tipo tanta 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 pazienza che io non ho, perché come io non faccio l'amicizia, non faccio anche questo perché lo trovo noioso, proprio noiosissimo, però ci siamo quasi ragazzi, siamo a 300, quindi 30-40 a botta, fra un paio di giorni potremo continuare la missione secondaria con Hagrid, così come io dovrei effettivamente anche fare questo, eh. I duelli, ma veramente non ne ho molta voglia. Non lo faremo adesso, lo faremo nella prossima puntata di Harry Potter Quest Mystery. Ci vediamo nella prossima puntata di Harry Potter Quest Mystery. Mi raccomando, lasciate un mi piace, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e fatemi sapere. Assolutamente, nel video scorso vi ho chiesto due cose. Uno, se il video scorso raggiungeva i 75 mi piace, io avrei cominciato a prendere questo cappello. Per favore, non fate raggiungere i 75 mi piace tipo quando mancano 10 minuti alla fine dell'evento perché vi ammazzerei. Però fatemi sapere. Insomma, quindi ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere qua sotto che ne pensate di questo duello. Io non voglio collaborare con Merdula. Voi credete che alla fine di tutto questo capitolo Merdula ci dichiarerà il vostro amore? Il suo amore per noi? Perché ragazzi, molti di voi stanno dicendo questa cosa qua e a me non piace per nulla. Ma direi che per oggi è tutto. Che altro dire? Fatto il misgatto! Mamau!